L'argomento sarà proprio di come cambia il ruolo del gestore dei rifiuti in un sistema di economia circolare e di sostenibilità, perché anche il ruolo di chi ha la gestione proprio delle raccolte, dello smaltimento è fondamentale proprio in questo ciclo che vede un passaggio fondamentale che è quello dell'avvio al riciclo dei materiali, di una raccolta ragionata, ma soprattutto un ruolo importante nel coinvolgimento e nell'engagement dei cittadini, quindi garantire la consapevolezza dei cittadini ma anche delle imprese, dei produttori rispetto al valore dei materiali che non sono di fatto rifiuti, che vanno recuperati e vanno messi in un ciclo di recupero. Quindi sostenibilità proprio in senso di avere una forte attenzione a quella che è la possibilità di recuperare e passare totalmente da un'economia lineare a un'economia circolare. Sì, l'apporto è fondamentale, nel senso che è un gioco di squadra, comunque è un'operazione che si vince se ciascuno fa la propria parte, ciascuno gioca bene il proprio ruolo. Sicuramente AMIU, le amministrazioni hanno il dovere di portare e di dare degli strumenti per fare bene una raccolta differenziata, per avere un'attenzione all'ambiente, però il cittadino deve svolgere il suo ruolo. C'è una grande attenzione all'ambiente, si parla di plastica in mare, si parla di tante cose, però bisogna capire veramente perché la plastica finisce in mare. Il mare non è la discarica, in mare la plastica ci finisce se non viene conferita bene, se non c'è attenzione a quelli che sono i materiali con cui abbiamo, diciamo, contatto ogni giorno. Quindi il tema dei rifiuti è un tema legato alla nostra vita quotidiana. Anche le nostre abitudini di vita hanno cambiato e aumentato anche il numero di rifiuti, ma di quelli che non sono in realtà rifiuti. Pensiamo soltanto all'e-commerce e all'attività di tutti gli acquisti che si fanno online, quanti imballaggi stanno dietro a questo tipo di commercio e di nuovo modo di approcciare l'acquisto. Anche questo deve essere attenzionato e quindi bisogna fare attenzione all'imballaggio con cui ci arrivano i materiali a casa. Per cui è tutto un sistema che è virtuoso se si lavora tutti assieme.